A verità, chi è la verità? A verità è trasumumento, come in ogni momento, noi non lo scordiamo troppo facilmente. Non zigno io, non zi tu, che fa girare un mondo, non zigno io, che fa zazzare un vento, e a chiove. E a morì ungevolmente. Io ho visto le immagini di sto tornado a Venezia, mi sono proprio impressionato, veramente, perché a Chiove a morì ungevolmente nel vero senso della parola. Questa è la verità. La verità è bella, la verità, ma dato che è dolorosa, noi facciamo tutto per non ci pensare. Noi siamo qui per pensare un pochettino, perché sennò. Che devo venire a fare davanti a una telecamera la domenica con voi. È bella la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare. Perché? Perché fa male a pensare con zimunente, una tuzza dice un zugnunente, sugnuno verme eterna. Perciò parramo, 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 ma senza dire niente. La verità, allora, carissimi amici, è che siamo malati. Io sono malato, tu sei malato, egli è malato, noi siamo malati. Difatti, morimo. Se non eravamo malati, stavamo sempre giovani, ma in un modo o in un altro ne consumiamo. Perché siamo malati, abbiamo un male che ci consuma. Credimo, capidimo. Ma siamo ciecati, guardiamo poco e senza intelligenza e ne fermiamo sempre e solo all'apparenza. Ma la verità è tutto. La verità è tutto quello che c'è, è tutto quello che vediamo e tante cose non ne vediamo. La verità è tutto, è Dio. Se c'è una cosa. Significa che c'è qualcuno che l'ha fatta, non si è fatta da solo, da sola la realtà. Ecco, noi siamo creazionisti, noi crediamo in un creatore, credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Ecco, perché non ci facciamo da solo, è Dio, la verità è tutto, è Dio che a suo momento, in ogni momento, assieme a tutti. Tu e a tutti mi fa essere già su mondo, mi fa essere qui a registrare questo momento di riflessione sulla buona notizia del Vangelo di Gesù, ecco, insieme a voi. E Dio che a suo momento, assieme a tutto e a tutti, mi fa essere già su mondo. Io, Giancarlo Gatto, signo libero davvero. E solamente, ecco, se mi accorgo, se mi ne rendo conto e ci credo veramente che in questo istante, come in ogni istante, la vita mi è data, non me la do io e né la posso dare ad altri. A suo momento, assieme a tutto, mi fa essere da suo mondo e io, Signore, veramente libero, se mi accorgo. Ecco, la preghiera questa è rendersi conto che siamo fatti continuamente da Dio e se ci credo veramente, ecco Gesù, ma senza etia, caro Gesù, Signore mio, non è possibile a nessuno, e manco a me, manco a Papa Francesco, né all'Vescovo Francesco, né a Cusè, non è possibile a nessuno, vieni Signore mio e fammi credere veramente, ecco. Il cristiano è un seguace di Cristo. Noi adesso leggiamo il Vangelo, ascoltiamo la parola del Vangelo che cancella i nostri peccati. Perché il nostro peccato quale è? L'ignoranza, la non conoscenza di noi stessi, degli altri, ma soprattutto la non conoscenza giusta di Dio. Gesù è venuto per farci conoscere veramente Dio. Tu sei venuto e l'altro mondo, caro Gesù, a ne portare tutta quanta. A verità, un si è venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli o a ne porta fortuna come tanti pensano. No,
tu sei venuto ad ammazzare a morte chilla catina brutta che ne scingia forte. Tu, o Gesù, sei venuto a pennerà per le porte e la tumunno e a ne portare a vera libertà. Allora, prima di accogliere il Vangelo di questa domenica, risentiamoci questa canzone che Gesù ci canta, rivediamoci le immagini bellissime, stupende del film Marcellino Pane e Vino, sto bambino che non conosce la madre, non conosce il padre, è stato abbandonato, neonato davanti a questo convento e che parla con Gesù e Gesù crocifisso, e poi vedremo cosa ci dice Gesù oggi nel Vangelo. Sono io che ti manco, non è quello che immagini tu che ti fa così stanco. Questo vuoto che senti nel cuore, questa strana tristezza, nostalgia e malinconia, segni della tua grandezza. Sono io che ti manco, e anche se non t'accorgi di me, sono sempre al tuo fianco. Sono qui a mendicare di entrare nel tuo cuore impaurito. Solo io posso dirti chi sei, che non finirai mai. Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito. Sono io che l'ho fatto così, è un abisso infinito. Assetato d'amore e bellezza, chiede sempre verità, è un desiderio inesauribile di felicità. Lasciami entrare, ti porto la pace che cerchi, nessuna meta, potere o piacere potranno mai darti. Le fatiche e i dolori però io non te li risparmio. Il mio amore è più forte del male, il mio amore vince anche la morte. Fatiche e dolori però io non te li risparmio. Il mio amore è più forte del male, il mio amore vince anche la morte. Il vero protagonista della storia è il mendicante. Cristo mendicante del cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Le parole finali sono di Don Giussani, che le pronunciò nel famoso incontro del 1998 in Piazza San Pietro all'incontro del Papa con i movimenti ecclesiali. Ecco, questa è proprio l'essenza del nostro essere cristiani. Ecco, non lasciamoci confondere dalle conseguenze, dagli accidenti, dalle cornici del cristianesimo, che non è l'essenza del cristianesimo è chiedere a Gesù di aiutarci a credere in Dio, a fidarci di Dio, ad abbandonarci a Dio che non ha sbagliato niente, come dico nella canzone iniziale. Chi ne ha fatto non si è sbagliato, perché ci sono tante persone che si sono scoraggiate, sconfortate, non credono in Dio. Giustamente, come si fa a credere in Dio se non si incontra Gesù? Ecco, Marcellino Pane e Vino ha incontrato Gesù, ma non nel crocifisso, nella soffitta, ha incontrato Gesù nell'educazione che aveva ricevuto dai frati che l'avevano accolto
neonato e quindi lo hanno introdotto nel rapporto con Gesù e lui si è rivolto a Gesù direttamente, amici miei. Come si fa a credere in Dio senza Gesù con quello che succede, che continua a succedere nel mondo? Questo è il segreto. Allora no, noi siamo delle comparse, non siamo protagonisti, ecco. Perché noi il protagonismo lo intendiamo alla Superman, ai superpotere di Harry Potter, di tutti questi personaggi di fantasia. E non ci piace Gesù che si fa obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, che si fida di Dio, ma con fatica, drammaticamente, amici miei. Perché Gesù nella sua vita terrena ha pregato con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo ed è stato esaudito. Ecco perché il vero protagonista della storia è il mendicante. Anzitutto lui, Cristo, mendicante, non solo di Dio, della grazia di Dio, perché quando Gesù faceva miracoli, non era lui, ringraziava il Padre che gli aveva dato il permesso di fare quel miracolo, non lo faceva di sua spontanea volontà, ma in comunione con il Padre. Ma Gesù che viene a mendicare il mio cuore, il tuo cuore, il vero protagonista della storia è Lui, Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, è il cuore mio, il cuore dell'uomo, il cuore tuo, che deve diventare mendicante di Cristo, perché senza Cristo non si può vivere, amici miei, non si vive, si fa finta di vivere, abbiamo la morte incorporata, con Cristo tutto diventa possibile, bisogna stare con Lui, come ci racconta il Vangelo di oggi, e ognuno di noi deve scoprire, capire sempre di più e approfondire come, dove, quando, con chi si può stare veramente con questo Gesù di Nazareth di cui ci parla il Vangelo.